continuare a utilizzare WhatsApp o passare direttamente a Telegram? Questa potrebbe essere davvero una bella domanda alla quale personalmente sono riuscito a rispondermi. E voi ce l'avete fatta? Vi aspetto all'interno dei commenti. Realmente all'interno della mia cerchia di amicizie sono riuscito a far passare almeno al 40-45% della mia utenza a Telegram. Questo perché gli ho mostrato realmente i servizi che questa app open source, ma soprattutto multipiattaforma, può fornirvi davvero un utilizzo interessantissimo. Questa è una tabella di comparazione tra Telegram e WhatsApp, di tutti i loro servizi, di quelli che Telegram riesce ad offrire e quelli che WhatsApp al momento non vi offre, ma soprattutto non si sa se in un futuro riuscirà davvero ad offrirvi. Immaginatevi dunque di avere il vostro iPad, il vostro iMac o il vostro MacBook, il vostro iPhone, per esempio, sto parlando di un'utenza Apple, e avere su tutti e tre i dispositivi la stessa applicazione di messaggistica istantanea e ricevere nello stesso tipo di momento e di occasione tutti i vostri messaggi dei vostri amici. Una cosa fantastica, nonché anche per gli utenti di Android passare ai vostri amici un APK. Sì, perché Telegram ha la possibilità di inviare qualsiasi file, per esempio un APK, ma mi viene in mente un PDF. Cioè, oggigiorno inviare un PDF tramite un servizio di messaggistica istantanea è davvero una funzione che WhatsApp non ci dà, però Telegram sì. Quindi perché almeno non fare una prova, installare Telegram all'interno dei vostri dispositivi, iniziare un po' a interagire con questa applicazione, magari farla scaricare all'amico, fargli vedere i punti di forza che in questo video vi ho fatto vedere, ma soprattutto incominciare a spargere leggermente la voce. Chiaramente io non vengo pagato assolutamente da Telegram, altrimenti magari avrei qualche soldino in più da investire all'interno del mio canale. Vi sto solamente facendovi vedere quello che realmente io nella mia vita quotidiana sto provando. Abbiamo la redazione di quelli che telefonano.it e utilizziamo Telegram perché io non posso star lì, magari sono fuori, magari ho due dispositivi, ho un iPhone e un iPad e vorrei rispondere dall'iPad e non posso farlo perché WhatsApp non mi dà la possibilità. Ecco perché siamo passati a Telegram. Addirittura c'è una chat che si autodistrugge in un tempo che io ho prestabilito. Fantastico, per esempio, se voglio passare un file che magari domani non voglio far vedere. Ecco perché Telegram è davvero l'alternativa giusta a WhatsApp. Chiaramente poi non posso negare che continuo a utilizzare WhatsApp perché tante persone ancora lo usano, ma non è che lo usano perché WhatsApp lo reputano migliore, lo usano perché non hanno ancora visto l'integrazione che Telegram è riuscita a dare a 360 gradi a tutto il nostro reparto tecnologico. Insomma, fatelo vedere ai vostri amici, iniziate a utilizzare Telegram, Guerz86 ve lo consiglia, io vi aspetto anche su Telegram, magari possiamo chattare insieme. Questa è una video recensione che davvero ci ho tenuto a farla e ci sentiamo al prossimo video.